Buongiorno ragazzi, benvenuti nella rubrica. Lo sapevi che vogliamo conoscere tutti i benefici della frutta secca? Scopriamolo insieme. La frutta secca è un vero concentrato di vitamine, minerali e acidi grassi ricchi di tantissime proprietà. E sono chiamati dagli esperti superfood. Bisogna consumare regolarmente frutta secca ogni giorno che sia a colazione in abbinazione con lo yogurt. O come spuntino pomeridiano è importante per garantire all'organismo il giusto apporto di nutrienti. Piccola annotazione. Esistono due tipologie di frutta secca. La frutta secca a guscio, come le mandorle, le noci, le nocciole, i pistacchi e tanti altri. Sono ricche di grassi acidi sia monoinsaturi e polinsaturi, traspiccano per eccellenza l'omega 3 e omega 6. Inoltre sono ricche di vitamine e minerali e soprattutto di fibre insolubili che stimolano la sensazione di sazietà. La frutta disidratata. Come le albicocche, i datteri, i fichi secchi, l'uva sultanina e tante altre. Sono ricche di zuccheri della frutta, glucosio e fruttosio. E di fibre solubili. Sono ricche di nutrienti, ma sono meno indicate per chi sta seguendo una specifica dieta dimagrante. Benefici. Parliamo ora dei benefici di questi fantastici frutti. La presenza di sali minerali come zinco, magnesio, ferro, fosforo, calcio e potassio. Regola la pressione arteriosa e inoltre reintegra le sostanze nutritive che si perdono a causa della sudorazione, quindi è consigliata a chi pratica sport. Forniscono gli amminoacidi essenziali per ricostruire i tessuti muscolari danneggiati a causa di uno sforzo intenso. La frutta secca aiuta a ridurre il colesterolo cattivo, grazie all'azione degli acidi grassi omega 3 e 6. Essendo ricche di fibre solubili e insolubili, sono molto utili per favorire la regolarità intestinale, soprattutto a coloro che soffrono di stipsi. La frutta secca, soprattutto quella a guscio, è ricca di vitamina del gruppo B ed E che sono annoverate dagli esperti come ottimi antiossidanti, i quali contrastano lo sviluppo dei radicali liberi e rallentano l'invecchiamento cellulare. Protegge il cuore. Svolgono un'azione antinfiammatoria sul fegato. Quanta frutta secca mangiare al giorno? Le dosi consigliate sono circa 30 grammi al giorno, suddivisi in due spuntini da 15 grammi a metà mattina e 15 grammi a metà pomeriggio, in modo da reintegrare i nutrienti che necessita il nostro organismo. Controindicazioni. È vero che sono ricche di grassi buoni. Però un consumo eccessivo potrebbe apportare troppe calorie al nostro corpo. È quindi bene moderare le dosi giornaliere. In caso di allergia alla frutta secca, non ci sono rimedi e bisogna assolutamente evitare il consumo. L'assunzione di frutta secca disidratata. Essendo ricche di zuccheri, è sconsigliata per i diabetici o per chi segue una dieta ipocalorica. Gli esperti sconsigliano l'assunzione di frutta secca a tutte le persone che soffrono di problemi intestinali, come il colon irritabile o il morbo di Crohn, perché possono irritare ulteriormente l'apparato digerente. In sintesi, vi consiglio di assumere questa frutta. Basta solo fare attenzione al consumo e tenere presenti di eventuali controindicazioni di cui abbiamo parlato. Questi frutti sono ottimi e devono essere integrati nell'alimentazione di tutti i giorni per mantenere un corpo sano e una mente Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi al canale, a commentare, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, e a mettere il pollicione e attivare la campanellina. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!